Faccia il furbo, capito? Sì, capito. Capito, signorina Rita? Capito, signorina Rita. Superbo. Ma che noioso! Ci sono dei documentari che sono belli, ma questo qui è un mattone tremendo. Quali documentari sono belli? Quelli biografici, a me piacciono. Bio che? Ragazzi, sono d'accordo con Benji. Questo per me è di una noia mortale. E se guardiamo la televisione? Sì! Bellissima idea! Togliamo questo docudramma e mettiamo i cartoni. No, no, meglio una serie americana, sono le migliori. Qualunque cosa, la mettiamo? Ok, lui al telecomando, tu alla porta. Sempre io devo stare alla porta. Sì, vai alla porta. Aspetta, torna indietro. Lì ci sei tu, Candy. È vero, Candy, quella sei tu! Ah, sì! È una delle pubblicità che ho fatto l'estate scorsa. Che gustoso! Che saporito! Che dolce! Dolce di latte? Hai la faccia tutta sporca! Come da copione! Che divertente! Sul serio, era scritto sul copione! Peccato, non posso darti un fiore! Continuiamo con le notizie. È ora il momento di presentarvi un caso veramente incredibile. Olivia è una ragazza dai poteri soprannaturali. Sì, difficile a credersi, ma è la verità. Il potere della mente. Ma non voglio più intrattenervi con le parole. Andiamo subito al fatto. Caos nel negozio. Olivia, per favore, smettila, Olivia! Ti ha detto che volevo quella bambola e tu non hai voluto comprarmela! In un film recitavo la parte di una ragazza che aveva dei superpoteri. Sì, ma quello era finzione, questo è reale. Ma non importa, io l'ho fatto. Che bello avere dei poteri. A me piacerebbe poter volare. O attraversare le pareti. Volare da un posto all'altro aprendo le braccia. Sarebbe strabello essere come quella ragazza. Non vi capisco, che cosa ci vedete di interessante? Beh, le chiedo scusa ancora una volta e grazie. Bene. Grazie. Alessio, ora è tutto a posto. Puoi alzarti. Alessio, alzati. Alessio, che cosa fai? Dov'è il mio fidanzato? Non capisco di che parli, che non succede? Non fai la finta tonta, ho visto perfettamente quando ti ha seguito. Dove sta? Vediamo. Guardiamo nelle tasche. No, in questa non c'è. No. No, cara, non scherzare con me perché non ti conviene. Non fare la spiritosa. Vado alla porta, se mai arrivasse e volesse scappare. Sì, vai. Emma, che ti ha detto Tom? Non lo immagini. Non so, che ti ha detto? Che non mi perdona. Che non mi perdonerà mai. Come posso perdonarla? È impossibile. Tom, ascoltami. In amore niente è impossibile. E tu la ami, lo sai. Sì, Raul, ma lei non ama me, capisci? Di che stiamo parlando? Dovresti essere contenta. Come posso essere contenta? Se ti piace davvero Ivo, è come se avessi fatto un passo importante. Hai la via libera. Non è così. Darei qualsiasi cosa perché non fosse successo. Perché Tom non lo avesse saputo. Se non te ne fossi accorto, Raul, io lo immaginavo. Ed è meglio che l'abbia scoperto. Perché ora basta, fine. La dimentico. È definitivo? Sì, è definitivo. Sai,
che non ti credo per niente, per niente. Sai che non mi interessa se non mi credi? Io sto lavorando, permesso, me ne vado. No, no, non te ne vai da nessuna parte finché non mi dici dov'è il mio fidanzato. L'ho cercato dappertutto, dalla porta non è uscito, qui non c'è. Ve l'ho detto, ma non mi volete credere. E ora? Me ne posso andare? Perché io devo continuare il mio lavoro, devo andare a scuola, devo cucinare, devo fare un sacco di cose. Alessio! Oggi ho sbagliato. Sì, fai più attenzione alle cose che fai, altrimenti continui a sbagliare. La lite tra Emma, Valentina e Tom è scoppiata per colpa mia. Non è stata colpa tua, era ovvio che a Emma piacesse Ivo. Era ovvio? Era una ragazza grande? No, era una ragazza della nostra età. Sì, però era più piccola. Era come noi. E cosa faceva esattamente? Faceva magie. Non era magia, era un'altra roba, strana. Muoveva le cose. Interessante, eh? Sarà vero? Sì, noi abbiamo visto quello che faceva. Comunque, a me ha fatto un po' paura. Tu che ne pensi? Quello che penso è che se Rita venisse a sapere che invece del documentario avete guardato la TV, avreste dei problemi. Avete visto che i ragazzi si sono bevuti la storia di quella ragazza che muove le cose? Quella nanetta diventerà famosa per dei ragazzini come questi. E parleranno solo di questo argomento. Soletto. Devo studiare. Sempre a studiare, perché ultimamente sei spesso da solo. Non ti vedo più con Miranda. Sembra a me o non ti sta dando molta corda, diciamo così. Mi sbaglio forse? Dai, parla tranquillamente. Sai che non lo dirà nessuno. Ti prego, Giulietta, basta. Non voglio parlare di Miranda con te. Va tutto bene, però fine. Scusami, Renata, io non volevo. Non volevo. Sei un bugiardo. Mi spieghi che ci sei venuto a fare qui? Ho visto Luna uscire da scuola. Sapevo che veniva al supermercato e ho pensato che poteva aver bisogno di aiuto con le borse. E perché ti sei nascosto quando mi hai visto? Perché so come sei fatta. Ero sicuro che avresti reagito male. Io non ti credo per niente. Non ti credo per niente. Dove pensi di andare? A scuola? Ci andrai quando io e la mia amica ti diremo che puoi andare. Andiamo, andiamo. No. Quella, quella che vedete lì, con quella sua faccia da innocente, vuole rubarmi il fidanzato. Renata, per favore. No, per favore no. Deve saperlo tutto il mondo. Guardatela, guardatela bene e state attente ai vostri mariti. No, non fateci caso, io non ho fatto niente, Renata. Stai zitta, tu sei una gatta morta. Renata, sei prego, una rivista. Muoviti, andiamo via, per favore. Mi scusi. Una vergogna, una figuraccia. Povero Alessio, io al posto suo sarei morto davvero. Ma si ha scelto una fidanzata del genere che la sopporta. Hai ragione, sono totalmente d'accordo. Però se avesse una fidanzata come te non succederebbero certe cose. Eh? Beh, a lui piacerebbe avere una fidanzata come te. No. Ma sta zitto. Congratulazioni, eh? Parlo a te, non fare il furbo. Ma di che parli? Alla fine ti sei preso la mia ragazza. Mi congratulo. Papà, io non posso perdonarlo. Ma Renata, Alessio è semplicemente andato al supermercato ad accompagnare quella ragazza. Non è così grave. Come non è così grave? Mi ha mentito. Beh, ma lui ti ha spiegato perché ti ha mentito. Diciamo che è stata una piccola bugia a fin di bene. Sì, però io non però posso... Però niente. Renata, devi perdonarlo e basta. E a partire da adesso tu occupati delle tue cose e io mi occupo delle mie. Che cosa vuoi fare? Adesso ti racconto. Allora, voglio che ti sia chiaro che per papà non c'è niente di più importante che la tua felicità, tesoro. Ti voglio bene. Allora hai passato un pessimo momento. Sì, orribile.